Buongiorno Pietro. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Ci sta una fotografia in cui ci sta trattato il maestro Raffaele Artese, ci sta trattato Labrozzi, Erpinio Labrozzi, ci sta trattato alcuni calciatori, forse lo fui di Renato Sorge, lo fui di Fuledec, cioè ci sono alcuni calciatori. Questa era una squadra di calcio di Santa Salma. Ma non è che teneva proprio una squadra, si formavano in quel momento per giocare in basso, dice volevamo fare una partita, si univano, dice io qua, e si formava la squadra, e poi si va io qua, nasceva a scivere. Però che tenevano nelle maglie più sopra questa fotografia. Ma io qua con la camicia del gazzio. Sì, però in quella foto hanno le maglie. Le scarpe a loro normali. Si faceva così, non è che c'era una squadra fissa, niente. Sì. Unevano, dicevamo a fare la parte di Michele. E contro chi giocavano? Contro l'altro paese? Una volta con Montenegro, una volta che il Guastarulo, una volta con Frecce, con l'Interno, in questo paese a chi? Ho capito, quindi era una squadra. Che perdeva sempre naturalmente. Perdeva più. Che tenevano le squadre attrezzate, che si unevano a così. Era difficile che potevano vincere. Quindi era una squadra che trascava. La sola volta hanno fatto una partita che hanno vinto contro Montenegro, però io qua dire, la partita Dino Artese, la Pasto Marinica, quella abitava Elmo. Quello è che non porta di Donna Poffa. Sì. Sì. Non può Dino Artese, non porta di Donna Poffa. Sì. E ha portato una buca di Iguatiu, di Vasco Maria, che sapevano Iguatiu veramente, e hanno fatto contro Mondinire, e hanno vinto da là. E Mondinire per ricompensa, come andare partito, l'hanno acchiappato a petrata alle curve, ha detto la coccia parecchio Iguatiu, cioè due Iguatiu, gente che aveva da vedere. Ma tenevano le prete sopra lo camion. Ma dove hanno aiutato io qua? A Montenegro allora, e hanno vincito. E hanno vincito. Perché la squadra che ha portato Dino. E ieri di Nati, e ieri lui te ne protetto. Quando finiva il carpaccio? Lo uomini di chi? Marcordi, sa che camion che ci sta. Voleva essere l'uomo di Tenarille? Può darsi più, perché anche se ieri ci stava Tenarille. E basta. Stavo qualche altro per fare, ma non è che ce ne stava. Babbo, lo qua mi detene a Rille, prima era una società, ci stava, era 8 persone qua. Dopo se l'ha rilevato soltanto in Arille. Sì, in Arille sarebbe Luigi di Rito, si chiamava. Sì. E qua erano uomini che portavano le Madonne, portavano Santa Vitale. Gli aveva tutto preparato per un foto della DC. Quindi, sti uomini erano belle camici, sta pure la fotografia. Stavo tutto sopra lo uomini, almeno, e che là le curve, dai, ai tornando, dai, sopra. E hanno tritato le prese, dai. E gli hanno tritato il cervello, gli hanno ritto la coscia. Vabbè, grazie Pietro.